canto del gallo. Perché avete accettato di sposare la causa della Bari Biancorossa? Beh, perché la Bari Biancorossa è una città di Serie A e deve tornare in Serie A come la squadra. Quindi noi siamo la società numero uno in Italia per ricavi e per fatturato, e quindi non potevamo non venire in una società che ricerca l'eccellenza. Lei ha spiegato tante novità per quanto riguarda appunto la Best Union nella frontiera del Bari Calcio, che qui sinceramente davvero non si erano mai viste. Sembrate quasi degli alieni venuti da un altro mondo. Velocemente possiamo sintetizzarle? Certo, volentieri. Innanzitutto la stampa del biglietto da casa, il cosiddetto printed home, e poi la possibilità di caricarsi sempre via web, online, sulla tessera del tifoso il biglietto per ogni partita, anche senza necessità di stamparlo. E dall'anno prossimo, da quando finalmente avremo un database di abbonati degno di tale nome, la possibilità di rinnovare l'abbonamento via internet direttamente, senza neppure recarsi in fila o da qualche punto vendita. Quindi tutto online, utilizzando il telefonino e internet. Voi siete partner, diciamo, di Disneyland. Lei ha parlato anche di 4 Gran Premi di Formula 1, insomma davvero un lavoro di altissimo profilo, ad altissimi livelli. Cosa vi aspettate dalla piazza di Bari a questo punto? Una sola cosa: che torniamo dove il Bari merita di essere, cioè in Serie A. La Serie A, come diceva anche Gianluca Paparesta, che però ha detto è meglio non pronunciare questa parola, neanche scriverla. Numericamente invece il presidente non si è sbilanciato sul numero di abbonamenti. Beh, oddio, qua devo dire che chiedere ad un bolognese quanti abbonamenti fare al Bari sarebbe veramente un tanno all'otto. Dobbiamo fare il massimo però, perché questa è una città seria, c'è un progetto serio e Bari merita la massima serie. Quindi ognuno deve veramente fare il massimo. Ed inoltre devo dire, la società ha dimostrato la propria serietà applicando dei prezzi veramente accessibili a tutti. Quindi dobbiamo tutti fare uno sforzo. Lei di famiglia, diciamo che è vicino qui a Bari, ha detto se non fosse stato per Gianluca Paparesta non mi sarei mai potuto avvicinare al Bari Calcio. È verissimo, perché io ho uno zio di Bari, quindi io frequento Bari da 30 anni, ma mai con la precedente società avevano deciso di accettare una nostra offerta. Anche questa è la dimostrazione della differenza fra una vecchia mentalità e una mentalità che guarda al futuro. Adesso però ce lo dica tra noi, ma il suo cuore è rosso-blu o bianco-rosso? Il mio cuore è un cuore di basketofilo, io in realtà amo la pallacanestro. Abbiamo 34 squadre di calcio clienti. Se devo dire una squadra per la quale tifo, ovviamente Bologna, però non è un tifo appassionato, purtroppo. Il canto del gallo.